Ed eccoci qui, Torino contro Napoli. Bella lì, ragazzi. Bentornati a tutti nella carriera con il Toro, con tutti questi grandissimi giovani talenti. Eccolo qua, Hamsik, con il suo tatuaggio, che saluta tutti. Ed eccolo qua, il grande ex, Maxi Lopez, il numero 10. Che blasfemia, il numero 10 di questo Napoli. È incredibile vedere il 10 a Maxi Lopez. Il 10 è solo uno, lo sapete benissimo. Sapete a chi mi riferisco. Allora, parte subito questo Napoli, ma ci sono subito io a prendere la palla con Obi. Ha sentito subito il potere della forza dopo che è uscito l'ultimo Star Wars. Attenzione, però Bruno Perez no. Bruno Perez non ha sentito il potere. Quindi riparte Ghoulam dalla sinistra e sta temporeggiando per passarla ad Hamsik. Ok, vedo di pressare di brutto. Metto anche ultra offensiva, sì, perché voglio essere ultra offensivo. Allora, Zappa Costa contro Maggio. Maggio scavalca tutti, attenzione perché va in mezzo per Ghoulam, cambia tutta la fascia. E c'è Belotti, Belotti che dà delle spallate come se non ci fosse un domani. Attenzione, no! Vabbè, riesce a prendere lo stesso Zappa Costa. Zappa Costa in mezzo per Obi. Obi sbaglia tutto. Attenzione, Higuain. C'è Higuain davanti. Higuain scavalca tutti. Ancora lui. Higuain. Passaggio per lui. Attenzione, mamma mia. Quasi, quasi dentro. Quasi dentro. Bella azione. Complimenti. Maxi Lopez, attenzione per Higuain, per David Lopez, il cross morbido. Però c'è Sergio Rico che va a spazzarla fuori. Cosa fa Sergio Rico? Vai, spazzala via. Ok, perfetto, vado a marcare stretto. Attenzione, Baselli per Buzz, il grandissimo Buzz. E c'è lui, c'è l'uomo delle granite terrescate. Attenzione. Poi Higuain per Maxi Lopez. Guarda questi due qua come cazzo si intendono bene. Vabbè, Bruno Perez prende la palla. Bello questo match, bello combattuto. C'è un cambiamento di campo continuo. E c'è Baselli, riesco a scavalcare. Sono un giocatore, riesco a scavalcare solo il numero 4, ma non il 31, che è allora il 4 è Enrique, il 31 è attenzione, ah, che parata Pepereira. Comunque il 31 era Ghoulam. Calcio d'angolo Toro, un'occasione d'oro per Terrescheta, e qua il colpo di testa che non va. De Buzz Zappa Costa in possesso palla, Zappa Costa in mezzo a centrocampo, la va a passare a Bruno Perez, vediamo se riesco a fare qualcosa di interessante. Bruno Perez, no, sbaglio tutto con Bruno Perez, mannaggia lui che fa i passaggi così. E quindi niente, c'è Maggio che cerca di indietreggiare, scappa via Albiol, anche qua c'è un fallo, ma va bene. Tiro d'esterno per Cristian Maggio, attenzione perché c'è Scialoba, tirato una scialobata. Mamma mia, ancora lui, la parata! No! Ha segnato l'ex, ha segnato Maxi Lopez. Scialoba ha fatto una scialobata e ragazzi, guardate qua che scialobata ha fatto. E l'ha presa Higuain ha tirato di prima intenzione sul portiere che non spazza via e quindi arriva subito Maxi Lopez che di prima intenzione la tira. Bruno Perez, in possesso palla, attenzione perché c'è sempre lui. C'è anche Baselli, passaggio che non va, il passaggio che non va e niente da fare. Riparte il Napoli con Maggio sulla destra. Vado a marcarlo con Zappa Costa e c'è sempre lui, l'uomo, il match winner per il momento che è Maxi Lopez. E quindi ci sono ancora loro in possesso palla con Alan e Maggio. Vabbè, ragazzi, non va bene, non va bene. Obi, dai, senti sto cazzo del potere della forza. Mannaggia lui, Obi-Wan dell'Osti. Vabbè, Terrascheta. Attenzione, questa è un'azione importante. Un'azione importante perché c'è Baselli. Belotti, affanculo. Belotti. Vedo di far qualcosa. No, Belotti, quanto era lento Belotti. Mamma mia. Niente da fare, niente da fare. Ripartiamo con Jansson. Qua io non so cosa dirvi. Io vi dico che Obi-Wan se ne andrà perché, cioè, non ha azzeccato un cacchio in questa partita. Non ha preso un pallone, non ha preso. Tanto Insigne si allunga il pallone, Insigne, e va in gol. Vabbè, Insigne va in gol 2-0. Questo match contro il Napoli, dopo aver vinto tantissime partite, dopo aver fatto una scalata strepitosa da parte del nostro Toro, e c'è la prima sconfitta dopo il filotto di vittorie.
e quindi sta vincendo il Napoli 2-0 con il gol di Insigne. Allora Insigne ha fatto un bel gol davvero. Vabbè, continuiamo, andiamo avanti, vediamo di portare a casa almeno un gol. E invece no, finisce qui la partita, finisce qui il match contro il Napoli ed è il momento di andare avanti e vedere che cosa capita in questa carriera per far sì che siamo a maggio, siamo all'8 maggio e quindi vorrei arrivare alla fine qualificandomi per l'Europa League o addirittura per la Champions. Se ce la faccio, mamma mia ragazzi. Intanto Sergio Rico sale al 76 come potete vedere in questi allenamenti e vi posso dire che comunque a parte questa partita comunque ha fatto tantissime partite ottime per quanto riguarda la porta di questo Toro. C'è da affrontare la Roma e la Roma quindi l'affronto scendo in campo anche perché mi manca una partita, potrei arrivare a 72 punti a pari merito con il terzo posto. Allora, direi a questo punto che tutto dipenderà anche dai risultati degli altri, dipenderà anche dai risultati degli altri giocatori, delle altre squadre. C'è la richiesta di trasferimento per Acqua e vuole giocare Manolo Gabbiadini nella prossima partita. Quindi facciamo una rosa adeguata, vedete qui sono tutti stanchissimi, mettiamo subito Gabbiadini e togliamo a questo punto Belotti e andiamo a mettere... che dire, Quagliarella, mettiamo... No, facciamo la coppia Gab-Gab! Gabriel, Gabbiadini, ve la ricordate vero la coppia Gab Gab? Bene sì, io sì perché me la ricordo, bene bene. Allora, a qua l'ho messo al posto di Buzz, a questo punto sai cosa faccio? Sapete cosa faccio? Metto Gabriel, Gabbiadini e Nacho Spinacho, tutti e tre insieme. La coppia Gab Gab insieme a Nacho e metto anche Gabbiadini come avete visto come trequartista. Vado a mettere Benassi e qua sulla linea dei centrocampisti e a questo punto vado a mettere Charlie, buon Charlie, al posto di Jansson. C'è Glick e Maximovic, ecco era Maximovic che ha deviato la palla in porta, quindi ciao Maximovic, vado a mettere Oikonomu e sulle fasce abbiamo Zappa Costa e Bruno Peres, mettiamo Mario Rui sulla sinistra visto che Zappa Costa è stanco, ma manteniamo Bruno Peres. Io spero di farvi divertire con questa carriera, scrivetemi qui sotto dei consigli, soprattutto per il mercato, visto che siamo vicini al mercato. Allora, si va! Roma contro Torino, siamo in trasferta, è il momento di affrontare la Roma, è il momento di portare a casa punti. Noi siamo la squadra con il miglior record di punti fuori casa, vedete qui siamo primi con secondo il Milan e terza la Juve. C'è lui l'uomo che è un meteorologo, il Bruno Peres della Situations. Gervinho in possesso palla, c'è ancora la Roma, c'è ancora la Roma con Emerson, un terzino sinistro che non gioca quasi mai. E c'è Nainggolan, Gervinho, mamma mia che numero di Gervinho, attenzione perché scavalca tutti. E intanto mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, ancora qua. Intanto durante il taglio che non vi ho fatto vedere si è fatto male il mio attaccante, è entrato Quagliarella come avete visto. E quindi ragazzi, cosa altro vi posso dire, mi dispiace per lui, però c'è Quagliarella, speriamo di portare a casa una vittoria, portare a casa tre punti e qualificarci per la Champions. Allora, c'è ancora la Roma, c'è ancora la Roma, io mentre cerco di marcare faccio cadere un occhio, attenzione. Allora, aspettate un attimo, Allora, intanto, mentre sto passando la palla qui, voglio ricordare, attenzione, vi voglio ricordare che tutti voi potete scrivermi qui sotto, potete aggiungermi alla pagina Facebook ufficiale P-Quadro. Attenzione, la parata di Sergio Rico. Rimessa laterale, sta per finire questa partita, attenzione perché c'è ancora la Roma, c'è ancora Gervinho. E scavalca il mio difensore, invece no, sbaglia tutto, il rinvio. Mamma mia ragazzi, non si riesce a vincere questa partita, è un fallo così, molto cattivo. Ragazzi, io intanto che ho Oikonomu, il buon Marios, va a prendere un giallo, voglio salutarvi. Saluto Nicolò, Domine, Mirko, Minutella e il buon Pape, perché mi ha detto di chiamarlo Pape. Va bene, saluto un bel saluto a questi tre bravissimi fan. Allora, intanto c'è ancora la Roma in possesso palla e qua è dura, bisogna mantenere almeno questo 0-0 così da portare a casa un punticino e giocarci tutto nell'ultima partita. E c'è Salah che sta per battere la punizione, butta la palla in mezzo, attenzione, spaziamola via.
No, no, non così, non così. Mamma mia, che paiura! C'è Sergio Rico. Riparte dal fondo. Stanno finendo questi 3 minuti di recupero. È sofferta, ragazzi. È sofferta questa partita. È sofferta. E un po', sono anche io un po' giù di tono, rispetto ad altre partite dove vincevo sempre. Sono anche un po' io giù di tono. Sarà che sarò un po' stanco. Attenzione, Florenzi. Questo è un fallaccio. Quindi, Charlie, buon Charlie, spaziamola su, niente da fare, ancora la Roma, ma finisce qua, 0-0 e portiamo a casa un bel punticino dall'Olimpico e andiamo avanti con questa, con questa carriera. E cosa vi posso dire? Vi posso dire che adesso guardo i risultati delle altre squadre. Allora, Juventus 85, Inter 80, 72 il Milan e 70 noi con il Toro. Quindi tutto ce lo possiamo giocare contro l'Empoli. Se il Milan perde o pareggia, ragazzi, ci qualifichiamo in Champions. E quindi qua è tutto nelle mani della sorte e nelle mani di noi contro l'Empoli. Magari la sì, da, ragazzi, la simulo perché è giusto così. La simulo anche perché poi, intanto io sto facendo la squadra, la simulo anche perché poi c'è da fare gli europei con il Belgio. E quindi il prossimo episodio sarà dedicato, la sorpresa della fine dell'anno sarà dedicato al Toro Belgio, Toro / Belgio europei Francia 2016. Quindi vi voglio tutti incollati a guardare questi europei con me e con il Belgio. Quindi ragazzi, mi raccomando, veramente mi raccomando, tanti tanti like. Quando questo episodio supererà le 1000 visualizzazioni, io sarò pronto per caricare l'episodio con la carriera del Toro con il Belgio, come vi ho già detto. Allora, ci ringrazia Manolo Gabbiadini, grazie a te che sei un bomberone e andiamo a simulare questa partita contro l'Empoli. Incrociamo le dita, è il momento della verità, è il momento di una stagione, è il momento di vedere dove ci qualifichiamo. Per il momento 0-0, vediamo cosa succede in questo primo tempo e ancora 0-0, c'è il giallo per Buzzer. Olle, gol di Baselli. Attenzione, 1-1, c'è Zielinski. 2-1, Jansson. Ribalta la situazione, 2-1 del Toro contro l'Empoli. Sta finendo la partita. Attenzione ragazzi, attenzione. E portiamo a casa i 3 punti. E ora è il momento della verità, è il momento di scoprire cosa ha fatto il Milan. Anzi no, c'è la finale di Coppa Italia. Me l'ero scordata ragazzi, mi ero scordato la finale. C'è la finale contro la Samp. Contro la Samp, ragazzi, io sono in finale di Coppa Italia. Potrei anche vincere la Coppa Italia con questa squadrettina di giovani che sono diventati tutti straforti. Allora, ragazzi, andiamo ai convocati per l'Europeo. Vedete, abbiamo Courtois, Mignolet, tutti questi qua, giovani e forti. In centrocampo abbiamo l'infortunato Mertens, abbiamo Fellaini. Andiamo a mettere Tielemans, come vi avete già detto, e al posto di Mertens, che è infortunato, andrei a mettere o Ferreira Carrasco, oppure, boh, non lo so, c'è Chadli, magari Chadli è un pochino più esperto. Vabbè, ragazzi, andiamo avanti, Ferreira Carrasco, ok, c'è da allenare questi bravi giovani, c'è da allenarli, andiamo ad allenarli. E ragazzi, cos'altro vi posso dire? Che sono pronto per affrontare la finale di Coppa Italia e portarmi a casa almeno una coppa durante questa stagione. Eccolo là, intanto Gabriel che si avvicina a 79. E dai, alleniamoli ancora. Contatti dei giocatori in scadenza, c'è Bovo che è in scadenza. Andiamo da Bovo, andiamo a rinnovare. Allora, Vives si ritira, Castellazzi se ne va da un'altra parte. Bovo, magari se riusciamo a mantenerlo, poi lo metteremo all'interno di qualche trattativa di mercato, così che perlomeno non spendiamo tantissimo. Il primo per il torneo è 16-2 e lo so, quando è 16-2 è in terza posizione, quindi sono arrivati in terza posizione, mi sono
sono qualificato per la Champions. Sì, cazzo, ragazzi, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Mamma mia, ce l'ho fatta. Io non ci voglio credere. Cioè, vuol dire che il Milan ha pareggiato e vuol dire che io sono qualificato per il terzo posto. Mamma mia, mamma mia. Tra l'altro non so neanche se ci sono le qualifiche. Vabbè, comunque in ogni caso sono in Champions con il Toro. Sono in Champions con il Toro. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. E penso che lo metterò anche come titolo. Metterò non ci credo, ce l'ho fatta. Una cosa così. Oppure così, non ci credo, ci sono riuscito. Così, non ci credo, ci sono riuscito. Vabbè ragazzi, mettiamo Coutinho per la finale contro la Samp. Mettiamo anche Bruno Peres sulla destra. E abbiamo un po' di gente, abbiamo un po' di giocatori, abbiamo un po' di stronzacci. Va bene ragazzi, cos'altro vi posso dire? Vi posso dire che qua va tutto bene e sono pronto. Sono pronto per affrontare la Samp. Dopo questa strabiliante terza posizione, voglio vincere la Coppa. Sono pronto contro la Samp. Dai che si va allo stadio. Torino contro Sampdoria. Siamo nella finale. La Team Cup allo Stadio Olimpico. Sulle mani ragazzi. È il momento di tifare Toro. È il momento di tifare questa squadraccia di giovani scapestrati come lui, come Manolo Gabbiadini. Si parte, parto subito proprio con lui, proprio lui. Eccezionale ragazzi. Sulla fascia di sinistra c'è Zappacosta. Zappacosta in mezzo per Buzz. Ci sono quasi tutti i titolari. C'è lui, c'è Tereschetta. Attenzione, Tereschetta. Bruno Peres. Dalla fascia di destra cerco di avanzare piano piano e di trovare qualcuno, qualcuno che si avvicina. Attenzione, Baselli il tiro. Mamma mia che parata, quasi sotto l'incrocio. Baselli è subito così. Calcio d'angolo con Gabbiadini. Gabbiadini in mezzo, colpo di testa. Dai. No. Oh, non va bene. Non va bene, c'è Zappacosta. Zappacosta, cerco di accentrarmi. Zappacosta, anzi no, vado dalla parte destra, cerco di crossare in mezzo. La parata di Emiliano Viviano Muriel. Attenzione, Correa per Christodopoulos e Zukanovic. Allora, vedo di pressarlo di brutto perché così almeno fa qualche erroraccio. C'è De Silvestri sulla destra. Vediamo se riesco a... Mamma mia che anticipo. E c'è Coutinho che sbaglia tutto. Attenzione Coutinho. Mamma mia che parata. Ma che rinvio brutto ha fatto Coutinho. E però ha fatto una bella parata. E lì me la son vista dentro. Bruno Peres. Fallo. Giallo giusto. E Zukanovic vada via il Q. Sampdoria in possesso palla. Attenzione la Samp. E via. Spaziamola via. C'è Buzz sbaglia tutto. Ancora in possesso palla della Samp. C'è Correa, il numero 10 di questa Sampdoria. E via, non va. Si riparte da dietro con buon Charlie. Vedo di fare qualcosa di intelligente con Tereschetta che sbaglia. Ragazzi, cerco di fare qualcosa di intelligente e non mi esce. Perché? Perché questo Toro è un po' così. È un po' ignorante da un lato, dai, ci può stare. Mamma mia, con ignoranza. Ma guardate qua, parliamo di ignoranza. C'è Tereschetta che fa una scivolata. Attenzione, Gabbiadini da solo. Gabbiadini. Olè! Questa Toro un po' ignorante. Attenzione, Gabbiadini. Guardate qua con la scivolata. Così con pure infortunio mi sa. La coppia Gab. Guardatela qui, il tiro di Gabbiadini. 1-0, gol dell'ex. Guardate qua. Olè! Tra l'altro non è neanche Viviano. Ho cannato in pieno, ha la stessa testa ma non è lui. Baselli, bellissimo il passaggio di Baselli per Gabriel. Vediamo se riesco a scartarlo. Un uno contro uno, Gabriel in mezzo. Mamma mia, e mi butta a terra. Questo è un rigore. Moisander, che mi fai Moisander? Guardate qua, Baselli cercava di girarsi ma non ce la fa perché viene buttato a terra da Moisander. E quindi dal dischetto. Vediamo chi va dal dischetto. Vediamo se va Baselli. No, Gabbiadini potrebbe fare la doppietta contro Brignoli. Attenzione, tiro! Olè! Centralissimo.
Manolo Gabbiadini, la torre di Pisa che se ne va giù. Mamma mia, Manolo Gabbiadini, 2-0 ragazzi. 2-0, tanta roba Toro, tanta roba questa serie veramente ragazzi. Tante soddisfazioni, ci stiamo portando a casa la Coppa Italia, la finale di Coppa Italia, tanta roba. Moisander, ancora lui, Moisander, vediamo se Eder fa qualcosa. No, è fuori, vediamo se è calcio d'angolo. Sì, calcio d'angolo, c'è Christodopoulos. Christodolopoulos, come cazzo si chiama. Va bene, Buzz, vediamo se con Gabriel riesco a fare qualcosa. Niente da fare, c'è ancora la Samp con Cristi Cicci. Dai che sta finendo questa partita, fatemi vincere questa coppa, dai ragazzi, dai così, spaziamola via, dai via, mamma mia non riesco, ma che pressing, attenzione, va fuori ragazzi, va fuori e Gudinho riparte dal fondo, Gudinho, attenzione, Gudinho in mezzo e finisce qua ragazzi, abbiamo vinto la Coppa Italia! Abbiamo vinto la Coppa, ci siamo qualificati per la Champions, cos'altro vi posso dire, è bellissimo, è una sensazione bellissima, un episodio fantastico, nonostante la sconfitta e il pareggio con la Roma, quindi ragazzi guardatela qua, eccola qua la finale, eccola qui, ma bella lì, ma che bella sensazione. Va bene ragazzi, allora direi che, vedete qua ho vinto la Coppa, direi che è il momento di allenarsi, è il momento di andare avanti, è il momento di dedicarci all'europeo adesso, è il momento di dedicarci all'europeo con il Belgio. Questi sono i contratti in scadenza, ci premiano anche per il torneo, quindi sono altri soldi freschi che vanno ad aggiungersi agli altri. E niente, io continuo ad allenarli. Vedo il girone, alleniamoli questi bravi giocatori. Vediamo il girone cosa ci dice. Allora, intanto stanno salendo un po' tutti. Va bene. Allora, il girone dice Belgio, Inghilterra. Eccolo qua, campionato europeo. Dice, allora, Belgio, Inghilterra, Irlanda e... non ho visto l'altra. E Svizzera, anche qua la Svizzera. E va bene. Direi a questo punto che la partita contro l'Irlanda la vado a simulare così perché non ci sbatti. Questa è la rosa, vedete qua è una rosa fantastica perché il Belgio è veramente forte. E va bene, simuliamo questa partita contro l'Irlanda e la prossima, vedremo quale sarà la prossima, la giocherò intanto subito 1-1, Nainggolan, Irlanda, attenzione a Irlanda, 2-1, ha segnato Hazard, 2-1 ragazzi. Oh, mi raccomando, io vi voglio veramente incollati per vedere questo europeo, davvero, 3-1 su rigore, ancora Hazard, vediamo, 4-1, vabbè ma strepitoso questo Belgio, 4-1 gol anche di Benteke, e quindi ragazzi c'è da affrontare la Svizzera, c'è il momento Svizzera e quindi io vi aspetto nel prossimo episodio dopo aver fatto salire Buzz, il buon Charlie, anche Gabriel, sono saliti Gabriel, Buzz e Charlie, buon Angels. Quindi ragazzi, io vi aspetto nel prossimo episodio dove affronterò la Svizzera, dove ci saranno gli episodi dedicati all'europeo della Francia. E quindi ragazzi, mi raccomando, tanti mi piace e soprattutto le 1000 visualizzazioni necessarie. Alla prossima ragazzi, ciao!